racconto la storia di questa gallina. Ieri l'abbiamo vista appollaiata, non si muoveva più insieme alle altre e cominciavano a beccarla. Allora l'ho separata, l'ho tenuta in casa in una coperta, avvolta dentro un bagnetto di servizio. Niente, era mezza moribonda, era accasciata a terra, la testa toccava per terra. Poi a un certo punto si vede che si è rilassata, ha fatto l'uovo. Dal momento che ha fatto l'uovo si è leggermente ripresa. Ho chiamato comunque il veterinario, gli ho spiegato tutta la situazione, ho cercato un medico che conoscesse il mondo qui delle galline, che non è facile, e alla fine mi ha dato un antibiotico che iniziamo oggi e un ricostituente. Però ieri, come l'ho portata qui, ha iniziato subito a beccare il suo mangime all'acqua, gli ho messo la paglia stamattina e adesso sono venuto a trovarla ed è in piedi sulle sue zampe. La cosa mi fa veramente piacere, vero? Spero che si riprenda in fretta. Qui è al caldo, nel locale caldaie, quindi c'ha i suoi gradi e ripara dalle intemperie, quindi speriamo bene. Vi tengo aggiornati. Stamattina l'ho trovata così, sopra il trasportino, in piedi. Gli ho messo il cibo, le sue granaglie dentro, vedete, sono giallastre, hanno l'antibiotico all'interno, mentre l'acqua, che adesso gliela cambio, dentro ha il ricostituente. La vedo molto meglio. Sì, è in forze, però la terrò dentro ancora 2 o 3 giorni perché deve mangiare da sola il suo antibiotico. Terzo giorno di cure. Ora lei mangia soltanto se ci sono io, perché questo è tutto un posto nuovo per lei, è spaventata, quindi mi rendo conto. Mi sto un po' con lei, vengo giù 2 o 3 volte al giorno, la faccio mangiare, la faccio bere. Nell'acqua ho messo le gocce di costituenti, però beve poco. L'ultimo uovo l'ha fatto l'altro giorno, 3 giorni fa, quando l'ho portata in casa, e se è quello il problema, che è un'infiammazione lì o un'infezione, va bene che non lo faccia subito, secondo me, quindi ha il modo di riposarsi. Però vedo che mangia con appetito. Qui dentro ci saranno 18-20 gradi costanti perché abbiamo le caldaie. Ho provato a entrare il gattino, la blecchi, solo che lei l'ha puntata per un paio di volte, si spaventa, quindi la lascio fuori e siamo solo io e lei qui dentro. Vedete, come i bambini, bisogna proprio imboccarlo, guarda. Mica la cerca l'acqua, gliela devo dare io. Dai, bevi ancora un po'. Molto brava. L'acqua ovviamente gliela cambio tutti i giorni e metto ogni volta le 2 gocce di ricostituente. Parlo piano perché non la voglio spaventare, ovviamente. Adesso le do un po' di erba fresca, ogni mattina gliela porto. Ne mangia poca, onestamente, però è una cosa in più. Se trovo l'ortica, anche meglio. Dai, 2 chiccate ancora, dai. Brava. E se le tengo il barattolo, mangia anche meglio. Pensa a te. Guarda cosa ti ho portato. Mamma mia, l'ortica fresca bagnata nell'acqua. Molto brava. Dai, ancora un po'. Dai. Brava. Metto i guanti perché questa quando pizzica, ragazzi. Dai, non ci credo. Chiedo se vuole un caffè, è un amaro. Ehi, c'è la mia mano lì. Molto bravo. Caffè? Amaro? Dai, ci vediamo dopo. Cioè, parlo con una gallina, incredibile. Abbiamo messo un po' di cavolo, gradisce parecchio, e dentro le ho messo le granaglie in un recipiente più grande, perché ho visto che tanto è quello piccolo. Idem per l'acqua, ho messo un recipiente più grande. C'è appetito. Quello è un pezzo di pelle di peperone, guarda lì come mangia, di gusto.
se poi dovrò dare una pulita qui per terra, ho messo intanto dei sacchetti così è più facile da pulire. Bene, siamo nel primo pomeriggio, vengo più tardi, quando è buio alle 5 spengo la luce e così la metto a dormire nella paglia. Quarto giorno di cure, di ricovero, ormai sta abbastanza bene, solo che dal momento che deve mangiare sul cibo che ha l'antibiotico all'interno, non la posso mischiare ancora con le altre. Il problema sarà quando comincerà a fare le uova, che dovrò tirarla fuori fra un paio di giorni, e ne ho due marroni, non sapendo qual è l'uovo che fa lei, dovrò buttarle tutte e due per ancora una ventina, 25 giorni. Però sono contento così, mangerò soltanto le uova bianche, delle livornesi ovviamente. Dai! Ecco, si metti le zampe dentro, rovesci tutto, furbetto, dai. Adesso le prendo altra erba fresca. Ho acceso la luce, qui c'è soltanto una finestra che illumina questa cantina, quindi per lei è sempre buio. Quindi le lascio la luce accesa praticamente dal mattino che la vedo fino alla sera verso le 5, le 6, poi spengo. La metto nella paglia e spengo. Bene, la lascio tranquilla. Le ho cambiato l'acqua ovviamente, le ho messo dentro il ricostituente. Non vi dico che medicine sto usando perché io non sono un medico e quindi non posso darvi consigli se un giorno avrete lo stesso problema che ho avuto io. Quindi piuttosto che darvi consigli sbagliati, e non è il mio lavoro darvi consigli medici, poi vi consiglio poi di andare da un veterinario. Sono passati 5 giorni da quando ho ricoverato la gallina marrone. Guardate adesso com'è. Era praticamente accasciata a terra, non rispondeva più, e si è ripresa completamente dandole le medicine che mi ha prescritto il veterinario. Era un antibiotico ricostituente, è in piena forma, si è ripresa praticamente dopo che ha fatto l'uovo, aveva un blocco secondo me proprio in quella zona lì. Spero che è stata accettata di nuovo dal gruppo. Sono contento davvero per com'è andata questa situazione, perché la stavo perdendo praticamente, l'ho vista proprio male male male, le altre le stavano già beccando, quindi l'avrebbero ammazzata nel giro di poche ore. Adesso devono ripristinare la gerarchia. Vedete la nera che la mette in riga, tempo che riprende l'odore del pollaio e poi tornerà al suo ruolo. Comunque sono contento, sta mangiando, guardate quella nera che terribile che è. Terrò sotto controllo la situazione e vediamo come va. Ma anche la marrone dà la sua gerarchia a quella bianca, quindi va bene così. Ovviamente adesso per 30 giorni circa, ormai 25 giorni, butterò le uova marroni, perché sia la nera che le due marroni le fanno tutte marroni. Non sapendo chi è che cova, butterò via tutto e ricomincerò a mangiare le uova marroni tra appunto 3 settimane circa. Bene, è tutto per questo video. Non voleva essere assolutamente un consiglio su come curarle, non sono in grado di dirvi queste cose. Io mi sono affidato a un veterinario, quindi è quello che invito a fare anche a voi se avete lo stesso problema. Però salvare le galline è possibile con un po' di cura, un po' di attenzione. Lo so che forse esagero, però io sono fatto così, come vi dicevo nel video del tappetino riscaldante dei gatti. A me piace trattarli in un certo modo, dal momento che ce li ho. Fin dove posso gli do una mano, le cure che meritano. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. È stato un video un po' anomalo. Magari ecco, può servire di spunto a qualcuno se ha una gallina che sta poco bene, soprattutto se poi non se le mangia le galline. Allora, se le tiene solo come me per fare le uova, magari vale la pena provare a sentire un veterinario e cercare di curarlo. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata e ci vediamo giovedì prossimo.